ho pensato di raccontarvi brevissimamente tre storie. Una volta Giuseppe mi dice: sai, ho conosciuto un maestro che si è fatto male facendo il merlo. E compresi, ma poi mi accorsi che zoppicava. Perché il maestro che aveva fatto il merlo era lui. Un'altra volta, qui a Milano, abbiamo fondato per opposizione al pensiero debole di Gianni Lattimo, abbiamo fondato un bar di via Magenta, la scuola del pensiero a 7, che però circa 10 minuti dopo abbiamo chiuso per iscritto con una dichiarazione che diceva: chiuso per totale mancanza di idee. Un'altra volta io cercavo le ricorrenze di un uccelletto, Cardellino, nelle opere d'arte del Cinquecento, italiano, fiammingo, francese, spagnolo, e fui preso da quella di qualche tempo dopo Umberto Eco chiamò la vertigine della vista, che scrisse in un libro che si chiama proprio così, cioè un esercizio di pensiero gratuito e dichiaratamente inutile, ma molto divertente da fare. Telefonai a Giuseppe e lo incaricai di cercare le ricorrenze del Cardellino in tutte le opere di tutto il mondo di letteratura e di poesia. Giuseppe non si mostrò affatto stupito e realizzò un mirabolante repertorio fatto, attenzione, sulla base della sua memoria e non con una ricerca su Google come faremo, che compare in questo strano, anomalo libro che si chiama L'incredibile storia del Cardellino dipinto, che portava in giro per l'Italia con una certa improntitudine e che vi assicuro è impossibile ripetere senza quella straordinaria voce che aveva Giuseppe. Vi ho raccontato queste tre storie perché da queste tre storie dipendono tre, come dire, precetti, tre cose che mi ha insegnato e che penso che siano utili non solo a voi ma anche ai bambini, ai ragazzi con cui avrete a che fare. E queste cose sono: la prima, sapersi meravigliare ed essere in grado di meravigliare gli altri. La seconda è rispettare le parole e dare un nome alle cose. La terza è coltivare la memoria come se fosse un orto e portarsela via su strade nuove. Grazie.